Si parte. Dopo un paio di gin tonic della lounge si va belli molleggiati a Madrid, primo scalo. Comunque l'hostess che mi sgrida e mi fa cancellare la ripresa mentre entriamo non mi era mai capitato. È successo. Stop 1, Madrid. Lounge 2. Dopo 7.000 ore di volo, dove almeno ne dormite circa 8, sono arrivato a Lima. Bene, sono arrivati anche i bagagli, quindi la vacanza può finalmente cominciare. Lima, cielo classico da oceano, quindi sembra veramente di essere a Los Angeles. Pioggerellina, temperatura perfetta. Piacere. Matteo, vieni. Stamattina. Che Lima è proprio uno spettacolo. Buongiorno. Ore 3:50 del mattino, si parte direzione Ica. Si parte, direzione? Vallecas. Come è stata l'uscita in barco? Bellissimo. Bellissimo. Un po' puzzolente. Madonna. Primo volo col drone, andato, che spettacolo ragazzi. Sono veramente in questo deserto, col mare dietro, una poesia. Ovviamente Carlo ha fatto il bagno. Leoni marini morti, Carlo che fa il bagno, direi che sta andando alla grande e adesso ci aspetta il deserto. Il vero problema è il jet lag, ho fame a qualsiasi ora del giorno e della notte e non ho sonno. Stasera saremo tutta la notte in viaggio in un autobus, mentre oggi abbiamo fatto solo dalle 4 del mattino alle 8. 1000 km in 24 ore e via. Situazione veramente surreale. Tramonto su questo deserto incredibile, scarponi nei piedi, ultima discesa al sunset. Vabbè, sto tornando a sorridere. Pisco! Nel prossimo episodio.
sembra di essere sul tagata. E io faccio la hostess. Evviva!